Pochi ingredienti per preparare questi cornetti, perfetti come antipasto o per un aperitivo sfizioso. Taglia a pezzi il formaggio a pasta filata, in alternativa puoi usare della mozzarella per pizza o della scamorza. Versa in una ciotola la passata di pomodoro, aggiungi un pizzico di sale, dell'origano e dell'olio extravergine, mescola bene e tieni da parte. Srotola la pasta sfoglia, tagliala in quattro parti, poi ogni parte in quattro spicchi. Su ogni spicchio di pasta sfoglia aggiungi un cucchiaino di passata di pomodoro che è precedentemente condito. Aggiungi poi anche un cubetto di formaggio. Arrotola ogni spicchio partendo dalla parte più larga e senza stringere troppo, dando così la classica forma del cornetto. Sistema poi ogni cornetto nella teglia. Spennella poi ogni cornetto con del tuorlo sbattuto. Falli cuocere a forno statico, già caldo, 180 gradi per 20 minuti. Servili caldi o a temperatura ambiente. Buonissimi!